cari a tutti coloro che seguono la presentazione di un autore in questa manifestazione lì per Lago, in Porto Ceresio, organizzata dall'editore Giacomo Morandi. L'autore è Gaetano Fucillo e il libro che presentiamo è Oltre le stelle dell'utopia. Gaetano, ci dici brevemente il tuo curriculum, dove sei nato, dove sei cresciuto da ragazzo, cosa hai fatto di lavoro e poi, soprattutto, quando ti è nata la passione di scrivere e cosa hai scritto fino ad oggi. Io sono originario della provincia di Salerno, sono nato in un paesino nella remota provincia di Salerno, semplicemente nei pressi di Andropoli, un paesino sul mare, e sono venuto di Tutino e sono arrivato a Como, quanto assunto presso l'amministrazione del posto all'epoca. Io ho lavorato lì per 6 o 7 anni, dopodiché sono stato trasferito a Milano, ho cambiato azienda, sono entrato nell'azienda di Stato per i servizi telefonici, ho voluto il concorso. E ho lavorato a Milano quasi 20 anni in questa azienda, fin quando poi non si è confluita, diciamo così, nella Telecom, quando fu acquistata dalla Telecom. Alcuni di noi optarono per tornare alle poste, e però in questo percorso c'è stata anche una cospicua parentesi di vita sindacale. Ho avuto impegni a livello nazionale, ero segretario nazionale della categoria, sono stato quindi a Roma, facevo il pendolare da Como a Roma, e impegnato su questo fronte per parecchi anni, diciamo, fino al mio rientro a Como, dove ho assunto gli incarichi a livello provinciale, sempre nella Camera del Lavoro di Como, fino agli anni 90-95. Quando sono andato in pensione mi è venuta questa voglia di scrivere. Un po' il tempo a disposizione, ho finito di girovagare per l'Italia e quindi avevo la possibilità materiale di dedicarmi un po' a questa vecchia passione. Tra l'altro devo dire che io sono uno che mi sono laureato tardi, nel senso che ho ripreso gli studi dopo aver smesso la vita sindacale. Prima sindacale, mi sono iscritto all'università e mi sono laureato in scienze politiche a Milano, alla Statale di Milano. Questo è un po' il mio curriculum di vita. Per quanto riguarda la passione, ripeto, mi è venuto col tempo, quando sono stato collocato in pensione, mi sono dedicato molto a questa voglia di più che altro di fare ricerca, di cogliere tutto ciò che è possibile cogliere dai contesti storici, dai contesti. Infatti il mio primo libro, che è un libro autobiografico, racconta un po' la mia vita, ma poi gli altri libri che ho pubblicato, Crepuscolo contadino, che invece riguarda il periodo del dopoguerra, il periodo dell'occupazione delle terre al sud, e racconta una storia d'amore nata in quel contesto sociale, quando nelle campagne c'era un sistema di vita feudale, rapporti con la mezzadria, con la colonia, eccetera, era a livello feudale, e questo libro racconta un po' le vicissitudini di questa giovane coppia che fa fatica ad affermare il proprio amore proprio per i pregiudizi del posto, e anche intercettando gli avvenimenti storici del loro 48, eccetera. L'ultimo libro è La stella dell'utopia, o Oltre la stella dell'utopia, che invece riguarda un tema che ripercorre un po' gli anni del terrorismo, cosiddetto periodo degli anni di piombo. In quel contesto nasce un amore, anche qui una storia d'amore, però anche in questo caso, oltre al contesto che io descrivo, l'ambiente milanese, quindi i momenti, diciamo, di grande conflitto, di grande scontro sociale
che c'era allora, e nella Tempelli di quegli anni si svolge questo amore, nasce questo, anche qui la storia d'amore, però in questo caso tra una ragazza giovanissima che si innamora di un uomo ormai adulto, più che maturo, però a un certo punto questa ragazza fa il salto della passa la lotta armata, e qui c'è questo scontro di due visioni politiche che si scontrano, e pur questo amore passa indenne attraverso avvenimenti tragici. Quindi c'è tutta la storia degli anni di piombo, il sequestro Moro, tutto quello che accade in quegli anni. Ecco, io ho voluto raccontare un po' questo amore che è sopravvissuto, diciamo, alle difficoltà e alle tragedie di quegli anni. Ecco, Oltre le stelle dell'utopia è un romanzo, una storia di un difficile rapporto amoroso, condizionato anche da un complicato rapporto ideale. Gli anni 70 del Novecento sono da considerare un crocevia della storia italiana. Qualche storico ha avviato un'analisi di approfondimento, diversi registi hanno realizzato film sulle vicende di quegli anni, che sinteticamente, come hai detto, definiamo anni della strategia della tensione, anni di piombo con il terrorismo. Noi che siamo anziani e eravamo giovani in quegli anni, ce lo ricordiamo. Che impressione ti è rimasta viva ancora di quegli anni? Ovviamente parliamo di impressioni positive, quindi di quello che va al di là o rimane come il tuo romanzo vivo nonostante. L'impressione, diciamo, l'impressione che posso avere io è relativa, nel senso che bisognerebbe fare un'analisi storica, un'analisi politica, che tracci un po' le linee di quello che è stato lo tipo di scontro che avveniva in quegli anni. Quindi sono gli storici, compete agli storici dare, per dire, una valutazione, un giudizio critico. Indubbiamente erano anni difficili, erano anni in cui nei luoghi di lavoro c'erano situazioni di forte tensione, oltre al rivendicazionismo tipico del movimento operaio, c'era questa consapevolezza che lo scontro doveva, come dire, sarebbe arrivato presto a uno sbocco, a un di tipo militare, perché addirittura ci fu un processo di militarizzazione delle piazze. Io ricordo gli anni difficili, la strategia della tensione, della piazza Fontana, ma c'era stato anche in autunno caldo, non dimentichiamo che molti che hanno lottato in quella fase pensavano di realizzare grandi riforme, grandi cambiamenti nel paese. Questi cambiamenti furono delusi, perché in effetti in molti giovani rimasero delusi, ma soprattutto con la strategia della tensione cominciò la caccia all'uomo di sinistra, la caccia all'uomo delle strade di Milano. Quindi si tagliava a fette, diciamo così, il clima di tensione di quegli anni. E io qui voglio dire, compete agli storici. Il mio libro non è un saggio, è un romanzo che trae spunto da quei fatti, però non c'è dubbio che l'epilogo poi di quegli anni è stato quello che conosciamo, cioè il rifluire verso posizioni conservatrici, lo stesso asse politico del paese che si spostò a destra, nel senso che ci fu un riflusso enorme, molti di militanti,
sia della sinistra storica tradizionale che dell'extra, anche quella extra parlamentare, andarono verso, rifluirono verso altri lidi, che era quello di chi andò nel volontariato, ma ci fu qualcuno che addirittura per la disperazione si suicidò, perché perlomeno una serie di certezze, e quindi chiaramente ci fu quella fase di sbandamento. Io dico che completa gli storici, ripeto, ma devo dire che in questi ultimi mesi c'è un proliferare di libri, di scritti su questo argomento. E ne vorrei citare uno solo, quello per esempio fatto da un gruppo di storici, che tra l'altro ha scritto questo volume, appena uscito qualche mese fa, e l'ha mandata alla Commissione Moro, l'ennesima commissione parlamentare sui fatti di allora. Quindi bisogna analizzare quei fatti da un punto di vista storico, perché la storia è storia nel bene e nel male. Oggi ci si stupisce, ma erano anni di violenza, sicuramente, perché chi partiva dal concetto che bisognava fare lo scontro con lo Stato è chiaro che metteva in conto azioni di violenza, dalla violenza da una parte e dall'altra, inevitabile. Allora, oggi giudichiamo i fatti, analizzando le ragioni che fecero maturare quegli eventi di violenza. Anziché soffermarci sulle ragioni, purtroppo si tende a dare un giudizio morale. E la storia, il giudizio morale della storia non serve. Serve invece l'analisi rigorosa, scientifica dei fatti che sono accaduti e capire le ragioni proprio per prospettare un futuro diverso. Ecco, questo è quello che io credo debbano fare gli storici di quegli anni, perché ancora resta molto da scrivere, c'è molto da scoprire ancora, ma indubbiamente bisogna partire dall'esigenza di fare chiarezza, cercando di capire le ragioni ideali che portarono a quel tipo di scontro, perché non fu una questione di ordine pubblico, non si trattava di una questione, non so, di arrestare gente che andava a delinquere per un interesse personale. La gente si metteva in gioco, ha messo in gioco la propria vita, con idee che si possono giudicare giusto o sbagliate, per carità. Però indubbiamente è gente che ha messo in gioco la propria vita per una prospettiva diversa. E chi partiva da questa concezione di voler creare una società diversa dal suo punto di vista, era inevitabile che si verificasse scontri dove la violenza purtroppo sarebbe diventata poi una componente costante, diciamo, nel percorso che questa storia ha fatto. Nel tuo romanzo questo sottofondo lo si trova nel corso delle pagine, queste visioni ideali un po' contrastanti tra l'uomo maturo negli anni e la sua più giovane amante, lo si trova, l'hai detto, poi anche nell'epilogo del romanzo, e quindi uno di quei libri che al di là della trama, del racconto, pone degli interrogativi e secondo me, l'ho letto con passione questo libro, secondo me proprio la necessità di una analisi scientifica fatta, cioè da chi può studiare i fatti e gli avvenimenti, cioè gli storici in questo caso, pur essendo ancora abbastanza vicino a noi questo periodo, però questa necessità la si intuisce nel trascorrere
delle pagine del tuo libro e tu stesso l'hai risottolineato. Concludiamo l'incontro con Gaetano Fucillo, che ringraziamo per la sua partecipazione a Libri al Lago. Ci puoi dire come fare a trovare il tuo libro oltre La Stella dell'Utopia e gli altri che hai scritto? Allora, oltre La Stella dell'Utopia e quello precedente, Crepuscolo contadino, appunto chiamato così, con questo titolo perché vuole segnare un po' il passaggio dalla società contadina alla società industriale. E quindi ecco, questi, tutti e due, questi libri, entrambi, si possono trovare o rivolgendosi alla casa editrice, che è la Yuca Imprint, si trova su internet facilmente visionabile, e presso le varie librerie, la Felcinelli, Mondadori, insomma, in tutte le librerie, soltanto che bisognerà ordinarlo, perché non è disponibile subito, ma si può acquistare in qualsiasi libreria. L'altro, il primo libro che ho scritto io, che è nel Ragazzo del Borgo, che è un libro autobiografico, invece è stato pubblicato in Svizzera, è stato pubblicato a Lugano, dalla casa editrice di Lugano Paradiso. E lì purtroppo si può, ecco, non si può acquistare solamente online, quindi scrivendo alla casa editrice, che era Eldorado, e quindi i lettori si possono rivolgere direttamente alla casa editrice. Ecco, solo quel libro, perché in Italia purtroppo quel libro non è reperibile. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Alla prossima occasione di